Alessio Bernabei si racconta davanti al suo pubblico, proprio quello della sua città, Tarquinia, anche se migliaia sono accorsi sulle sponde del Tirreno per seguirlo in una delle tante tappe del tour che lo sta portando durante quest'estate in tutta Italia. Noi siamo Infinito Live e proprio in un infinito ricordare Alessio si è lasciato andare con gli occhi lucidi a tradire la sua vibrante commozione interiore nel dedicare il concerto a suo nonno, da poco scomparso, e parlando ai genitori dei suoi giovanissimi fans. Li ha pregati affinché credano nei sogni dei loro figli, così come i suoi hanno fatto con lui. Nel video che vi proponiamo, alcuni momenti dell'evento che ha visto Alessio confessare, tra l'altro, che gli piacciono da morire le donne con i capelli rossi e, ricordando gli inizi della sua carriera, ha voluto precisare di essere un autodidatta, non dimenticando la sua prima band, il punk rock, e la sua prima canzone in italiano, Anima Gemella. Ma ascoltiamo Alessio Bernabei nel suo inondare la platea con mille sensazioni ed emozioni, alternando ricordi, esperienze di vita, l'esecuzione dei suoi maggiori successi di oggi ed esaltando la sua Tarquinia, dove afferma: tutto è cominciato da qui, tra queste mura. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui e sto guardando voi. E siete bellissimi. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi. E vedi la luce dei palazzi. E tutto quello che ti fa stare a bocca aperta. E senti quella canzone. Su quella strada. Insieme alle persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, ve lo giuro, noi siamo infiniti.
insomma, è il posto dove tutto è cominciato, quindi dove ho fatto i primi passi, dove ho dato il primo bacio, dove ho fatto il primo giorno di scuola e anche, insomma, anche dove il sabato andavo a rimorchiare. Bene, questo concerto lo dedico a mio nonno, che doveva essere fra di voi oggi, ma qualche settimana fa è venuto a mancare. Sono sicuro che starà vedendomi in prima fila da un'altra parte. Bene. Però voglio farvi una domanda che io me la pongo molto spesso, ma non so mai la risposta. Secondo voi, l'amore cos'è? Parlo per le persone che sono anche di fuori, e giustamente sono di qua, si sono fatti tanti chilometri, però devo dire che sentire proprio con paesani così vicini è veramente fantastico. Grazie. Io mi vorrei ricollegare ai fatti successi queste ultime settimane al telegiornale. Vi giuro che non avevo mai visto così tanti morti messi insieme, così tanti disastri. È veramente brutto. La cosa brutta è che noi italiani ce la prendiamo veramente con tutti gli stranieri, con tutti. E magari ci scordiamo che, ecco, il nostro Cristo è ebreo, la nostra democrazia è greca, la nostra scrittura è latina, i nostri numeri sono arabi, e la nostra auto è giapponese, il nostro caffè è brasiliano, l'orologio che portiamo al polso magari è svizzero, poi la camicia hawaiana, quella che ci andiamo a rimorchiare la sera, quella è hawaiana. E magari, che so, le vacanze che andiamo a prenotare sono tunisine, turche o, non lo so, marocchine. Ma io voglio parlare a te, cittadino del mondo. Non te la prendere col tuo vicino perché è straniero, perché io faccio parte dell'unica razza su questa terra, quella umana. Però una cosa la voglio dire, non tutti sono esseri umani, perché, ecco, noi siamo qua tranquilli, arriva uno col camion, ci prende sotto tutti quanti, uno spara sulla folla, adesso prende un mitra e spara all'impazzata, quello non è essere umani, non lo è. E non è neanche essere animali, perché, ecco, se prendo il mio cane sicuramente non farebbe mai una cosa del genere. Secondo me tutti noi dovremmo cercare il nostro posto, la nostra collocazione. Bisognerebbe magari non avere paura di amare la vita, nostra moglie, il nostro lavoro. Bisognerebbe trovare il nostro vero colore. Show me a smile then, don't be unhappy. Can remember when last saw her laughing. The world makes you crazy and you think I'm all you get me. You call me high because you know I'll be there and I see your true color shine through. I see your true color. That's why I love you. So don't be afraid to let them show.
sa Zucker, Zucker. Nessuna verità, nessuna possibilità. Quando brucia consuma l'infetta, è la vita che non sono da mai. Tra destino che non scegli, è una vita che non spetti. Ci sono le quello che resta. In forma nei suoi angoli, ovunque sarà, comunque sia. È stato proprio all'interno di queste mura, nel 2006, 10 anni fa. Sì, sono invecchiato, guarda, sembra di no, ma sugli ultimi 2 anni sono invecchiato tantissimo. Comunque, suonavamo con la mia prima band, si chiamavano i Take Off, e facevamo punk rock. E il primo live l'abbiamo suonato davanti a 15 persone. E sembrava di suonare davanti a uno stadio, c'avevo una paura, me la sono fatta sotto. Veramente, è stata veramente incredibile. Abbiamo suonato anche in qualche locale, qui anche a Tarquinia Lido, proprio al mare qua. Bella. E mi ricordo che molte volte dovevamo smontare prima del dovuto perché facevamo troppo casino. E alzavamo i volumi a palla dell'amplificatore, chitarre scordate e suonavamo punk rock. E più delle volte ci hanno pure cacciato a calci fuori dal locale. Però se eri fortunato riuscivi a rimediare anche una pizza per cena. E se non rimediavi per cena, rimediavi dritta qua. E certe pizze. Poi sono cresciuto.
e anche, è cresciuta anche la voglia di comunicare con il mio pubblico, la voglia di comunicare quello che sentivo attraverso la musica. Sono stato fortunato ad avere due genitori che mi hanno spinto sempre, hanno creduto sempre nel mio sogno, perché parlo anche a voi genitori, credete nei sogni dei vostri figli, credeteci, perché loro sono i primi a fare le cose che vogliono e non costringiamoli a fare le cose che non vogliono, molto importante. Io sono qua anche grazie a loro, anzi forse solo grazie a loro. E poi, ecco, grazie a loro che credevano nel mio sogno e grazie a me che sono andato avanti, mi sono comprato un computer, mi sono messo a imparare da solo, ecco, come si registrava una canzone, oppure mi sono messo a imparare la chitarra da solo, autodidatta, che parola. e ho sempre creduto nel mio sogno. E se sono qua devo ringraziare anche la mia determinazione, perché ci ho sempre creduto fino in fondo. Adesso posso dire che ho suonato davanti alla piazza del mio paese piena. Poi insomma, dopo un po' ho scritto la mia prima canzone in italiano. E questa canzone in italiano è la canzone che mi ha cambiato la vita. Si intitola Anima Gemella. Mi sono messo nella mia cameretta, guardavo fuori, pioveva, e ho immaginato come fosse la mia futura moglie, come sarà mia moglie. E me la sono immaginata, ecco, come piace a me, con i capelli rossi. Io mi piacciono le rosse, che devo fare? C'è chi piacciono le more, però devo dire che sono, insomma, se una è bella al di là dei capelli, non vi offendete. E insomma, mi sono immaginato come sarà la mia anima gemella e ho scritto questa canzone che praticamente è un giro di do, è come uno stornello, incomincia con un do, è pure scordata la chitarra, molto bene, e va sul do, poi va alla minore, do, la minore, e pre-chorus fa maggior 7, do settima dominante, insomma, sì, è una bella palla la musica, sì. Comunque mi sono accorto che poi l'importante, insomma, per un cantante non è forse far vedere quanto uno è bravo, far vedere che sa suonare bene la chitarra, ma l'importante è mettere delle emozioni vere dentro la musica, perché mettendo delle emozioni vere, emozioni te stesso e emozioni poi il pubblico. Bene, intanto che mi accordano la chitarra. Ci state andando al mare? Mi vedo un po' biancucci qua, Insomma. A Tarquinia abbiamo un bel mare, potete venire qua, oh. Ci stanno le saline, che sono quelle più pulite, no? Che l'acqua è più trasparente, un po' più limpida. Vicino alla voce l'acqua non si può guardare. Però vi consiglio, perché c'è una bella atmosfera. Io mi sono sempre trovato bene qui a Tarquinia. Ci sono anche belle ragazze, bei ragazzi. Anche per ragazzi potete venire, anche voi donne, venite qua, perché ci sono bei ragazzi, ma magari potete trovare l'amore della vostra vita, chissà. Non ci credete, eh? E anche per le famiglie è un posto molto tranquillo. Anima Gemella fa così. Fuori ancora piove, la mia mente adesso navica. Chiedo ora dove sei, se tra le mie mani